Le parole dell'Apostolo Paolo illuminano l'inizio del nuovo anno. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna. Colpisce l'espressione pienezza del tempo. Anticamente si usava misurare il tempo svuotando e riempiendo delle anfore. Quando erano vuote cominciava un nuovo lasso di tempo che terminava quando erano piene. Ecco la pienezza del tempo. Quando l'anfora della storia è colma, la grazia divina trabocca. Dio si fa uomo e lo fa nel segno di una donna, Maria. Lei è la via scelta da Dio. Lei è il punto di arrivo di tante persone e generazioni che, goccia dopo goccia, hanno preparato la venuta del Signore nel mondo. E la madre sta così al cuore del tempo. A Dio è piaciuto far svoltare la storia attraverso di lei, la donna. Con questa parola la scrittura ci rimanda alle origini della Genesi e ci suggerisce che la madre con il bambino segna una nuova creazione, un nuovo inizio. Al principio del tempo della salvezza c'è dunque la Madre di Dio, la Santa Madre di Dio, la nostra Madre Santa. È bello allora che l'anno si apra invocandola. È bello che il popolo fedele, come un tempo a Efeso, erano coraggiosi quei cristiani, proclami con gioia la Santa Madre di Dio. Le parole Madre di Dio esprimono infatti la gioiosa certezza che il Signore, tenero bimbo in braccio dalla mamma, si è unito per sempre alla nostra umanità, al punto che essa non è più solo nostra, ma sua. Madre di Dio. Poche parole per confessare l'alleanza eterna del Signore con noi. Madre di Dio. È un dogma di fede, ma è pure un dogma di speranza. Dio nell'uomo e l'uomo in Dio per sempre. La Santa Madre di Dio. Nella pienezza del tempo, il Padre mandò il suo figlio nato da donna. Ma il testo di San Paolo aggiunge un secondo invio. Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. E anche nell'invio dello spirito la madre è protagonista. Lo Spirito Santo comincia a posarsi su di lei nell'Annunciazione. Poi all'inizio della Chiesa discende sugli Apostoli riuniti in preghiera con Maria la Madre. Così l'accoglienza di Maria ci ha portato i doni più grandi. Lei ha reso nostro fratello il Signore della Maestà, e ha permesso allo Spirito di gridare i nostri cuori Abba, Papà. La maternità di Maria è la via per incontrare la tenerezza paterna di Dio, la via più vicina, più diretta, più facile. Non lo dimentichiamo questo. La maternità di Maria è la via per incontrare la tenerezza paterna di Dio, la via più vicina, la più diretta, più facile. Con questo che è lo stile di Dio, vicinanza, compassione e tenerezza. La madre infatti ci conduce all'inizio e al cuore della fede, che non è una teoria o un impegno, ma la fede è un dono immenso che ci fa figli amati, dimore dell'amore del Padre. Perciò accogliere nella propria vita la madre non è una scelta di devozione, ma è un'esigenza di fede. Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani, cioè figli della Maria. Di Maria la Chiesa ha bisogno per riscoprire
il proprio volto femminile, per assomigliare maggiormente a lei che donna, vergine e madre ne rappresenta il modello e la figura perfetta. Per fare spazio alle donne ed essere generativa attraverso una pastorale fatta di cura e di sollecitudine, di pazienza e di coraggio materno. Ma anche il mondo ha bisogno di guardare alle madri e alle donne per trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e dell'odio e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono. E ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna, di rispettarla, custodirla, valorizzarla, sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio nato da donna. Maria, la donna, come è decisiva nella pienezza del tempo, così è determinante per la vita di ognuno. Perché nessuno meglio della madre conosce i tempi, conosce le urgenze dei figli. Ce lo mostra ancora una volta un inizio, il primo segno compiuto da Gesù alle nozze di Cana. Lì è proprio Maria ad accorgersi che manca il vino e a rivolgersi a lui. Sono bisogni dei figli che muovono lei, la madre, a spingere Gesù a intervenire. E a Cana Gesù dice: riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Maria, che conosce le nostre necessità, affretta anche per noi i traboccamenti della grazia e porta le nostre vite verso la pienezza. Fratelli e sorelle, noi tutti abbiamo delle mancanze, abbiamo delle solitudini, dei vuoti che chiedono di essere colmati. Ognuno di noi conosce i propri. Chi può colmarli sino Maria, la madre della pienezza? Quando siamo tentati di chiuderci noi stessi, andiamo da lei. Quando non riusciamo a districarci tra i nodi della vita, cerchiamo rifugio in lei. I nostri tempi vuoti di pace hanno bisogno di una madre che ricompatti la famiglia umana. Guardiamo a Maria per diventare costruttore di unità. E facciamolo con la sua creatività di madre, che si prende cura dei figli, li raduna, li consola, ne ascolta le pene e ne asciuga le lacrime. E guardiamo quell'icona così tenero della Virgo Lactans, e così è la mamma, con quanta tenerezza ci accude e è vicina a noi. Affiniamo il nuovo anno alla Madre di Dio. Consacriamole le nostre vite. Lei con tenerezza saprà dischiuderne la pienezza, perché ci condurrà a Gesù. E Gesù è la pienezza del tempo, di ogni tempo, del nostro tempo, del tempo di ognuno di noi. Infatti, come è stato scritto, non è stata la pienezza dei tempi a far sì che il Figlio di Dio fosse inviato, ma al contrario, l'invio del Figlio ha fatto scaturire la pienezza dei tempi. Fratelli e sorelle, sia quest'anno piena della consolazione del Signore, sia quest'anno colmo della tenerezza materna di Maria, la Santa Madre di Dio. E vi invito adesso a proclamare tutti insieme, alta voce, per tre volte: Santa Madre di Dio. Insieme: Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio.